Antonio Annone, tanto rammarico, indipendentemente dal fattore personale, avrebbe potuto essere la terza coppa consecutiva per te, tuo fratello Ennio e Diego Minella, però insomma per l'andamento della gara, beccare gol in superiorità numerica lascia tanto amaro in bocca. È proprio questo che adesso ci lascia più rammarico, perché pensavamo di averla in pugno e in un paio di occasioni abbiamo mancato il colpo del KO. Purtroppo il calcio è questo, si sa. L'anno scorso l'ho vinta in condizioni analoghe a come l'ha vinta adesso il Santa Maria, ero in 10 e pareggiamo e poi vincemmo ai rigori. Purtroppo ti ripeto, il calcio ti dà e il calcio come te lo dà così te lo leva. Insomma. Santa Maria nel primo tempo ha giocato, ha creato un bel po' di occasioni prima del vostro vantaggio che è arrivato col solito Diego Minella, poi nella ripresa, come dicevamo prima, siete venuti fuori meglio, avete gestito meglio, però come hai detto tu, KO mancato e nel calcio si sa, la dura legge del gol colpisce sempre. Eravamo due squadre che non ci conoscevamo, quindi probabilmente nel primo tempo avevamo bisogno un po' di capire come loro si schieravano, chi erano gli uomini più pericolosi. Come hai detto tu, fatto questo nel secondo tempo eravamo ben messi e potevamo chiuderla, non l'abbiamo fatto, e poi i rigori è una lotteria, si sa. Ultimissima battuta, fattore scaramantico, negli ultimi anni l'hai vinta la Coppa, però non hai vinto il campionato. Adesso c'è una gran bella lotta nel girone G, quattro squadre di Salerno, voi al momento in vetta, la mettiamo su questo punto, sulla scaramanzia. Certo, scaramanzia a parte, crediamo fortemente in questo campionato e adesso spero cacceremo quel pizzico di voglia, di cattiveria in più che ti dà anche una sconfitta cocente come questa per vincere, insomma. Bocca al lupo. Crepi.